L'argomento di oggi è verifiche autocorrettive con Google Moduli. Posso procedere in due maniere, o andando in Google Drive, nuovo, altro, moduli di Google, ma non è questa la via che voglio seguire. Voglio invece procedere andando da Classroom per assegnare un compito con quiz. Scelgo l'account di G Suite perché lo voglio fare in ambiente G Suite. Vado nelle app di Google, scelgo Classroom, mi accerto che il mio account sia quello di G Suite, ecco fatto, vado nella classe quinta H. Lavori del corso, crea compito con quiz. Vedete che qui mi aggiunge già un blank quiz che è un modulo di Google. Do un titolo al mio compito, Popper. Quiz. Le istruzioni posso scrivere rispondi alle domande. E una volta che ho poi messo il titolo, prima di settare questa parte a destra vado a blank quiz e apro il modulo. Questo modulo. Vado subito a mettere a nominarlo Popper quiz. Lo nomino anche qui. Popper quiz. Descrivo il modulo. Rispondi alle domande su Popper. Ora vado a impostare i settaggi in impostazioni. Voglio sapere chi mi fa questo modulo, quindi raccoglie indirizzi e mail, limita a una risposta, lo seleziono per impedire che il quiz venga fatto più volte, non seleziono portare modifiche dopo l'invio, neppure visualizza grafici riepilogativi e risposte in formato testo. Vado in presentazione, potrei ordinare le domande in modo casuale, ma non lo faccio perché se no mi mescola poi una risposta breve che voglio inserire senza valutazione e che mi serve perché gli studenti inseriscano il loro nome e cognome e mettendo ordine in modo casuale, anche questa mi verrebbe comunque mescolata. Vado a vedere quiz, trasforma in un quiz, le opzioni del quiz. Potrei attivare se nella mia scuola ci fossero i Chromebook,
la modalità di blocco per permettere un'unica esecuzione. In pubblica voto lascio subito dopo ogni invio, tuttavia se dovessi inserire nel mio modulo delle risposte aperte che prevedono la revisione manuale, dovrei spuntare successivamente dopo la revisione manuale. Salvo le impostazioni, salva che ho messo, aggiungo ora domanda, ma scelgo qui risposta breve. Questa risposta non prevede punteggio perché voglio semplicemente che mettano gli studenti il loro nome e cognome. Tuo nome e cognome. E vado a renderlo obbligatorio. Chiave di risposta, non ho nessun punteggio da attribuire. Fine. Aggiungo poi una domanda, questa volta a scelta multipla. Il titolo della domanda è Epistemologia. In Popper, prima opzione, studia le fonti dell'errore e le illusioni della filosofia, invio, inserisco l'altra opzione, elabora il criterio di demarcazione. Invio, studia le limiti della conoscenza umana. Invio un'altra opzione, usa l'inferenza induttiva per verificare le teorie scientifiche. Questa è la prima domanda a scelta multipla, ora la rendo obbligatoria. Vado in chiave di risposta, assegno i punti alla risposta esatta che devo selezionare, elabora il criterio di demarcazione. Attribuisco ad esempio 5 punti. Posso aggiungere un feedback sulla risposta, sulle risposte errate, riprova. Per le risposte corrette, esatto. Sì.
Salvo, ho compilato quindi la prima domanda risposta multipla, vado su fine con il più. Aggiungo una domanda, ne faccio un'altra a scelta multipla. La domanda sarà sì, ficzionismo richiede per Popper. Che in un sistema scientifico, due punti, opzione 1, le teorie siano verificabili empiricamente. Invio che sia necessario superare l'evidenza dell'esperienza. Invio che le teorie siano logiche indipendentemente dal controllo empirico e invio che la teoria logica possa essere confutata dall'esperienza. Due Bene, ho messo tutte le mie domande. Ora vado a rendere obbligatoria la domanda. Vado a settare la chiave di risposta, che la teoria logica possa essere confutata dall'esperienza, e quella vera, segno i punti, 5. Fine. Però potevo anche mettere, andiamo di nuovo in chiave di risposta, aggiungi feedback sulla risposta, non è indispensabile, ma noi lo aggiungiamo come per la precedente, quindi risposta errata, riprova. Risposte corrette, esatto. Non ho inserito. Esatto. Salva. Fine. Vedete che ho tutto compilato. Fine. Ora aggiungo un'altra domanda. Questa domanda la aggiungo come risposta breve da valutare. La domanda è:
scrivi il nome, ad esempio, scrivi il nome di Popper. Al momento che il sistema non riconosce non riconosce uguali le maiuscole e minuscole, specifico che dovranno, esempio, in una descrizione, scrivi il nome maiuscolo. Vado a correggere qua. Scrivi il nome maiuscolo. Rendo obbligatoria la domanda. Quindi vado in chiave di risposta. Aggiungo il nome della risposta corretta. Carl, il maiuscolo, Carl, assegno i punti, 5, vado, aggiungo, beh, faccio a meno di aggiungere il feedback, vado, fine. Quindi obbligatorio, risposta breve. Avete visto, adesso aggiungo aggiungi domanda. Per questa domanda scelgo la risposta a casella di controllo, con le caselle di controllo. L'opzione 1. Scriviamo la domanda. Popper è 2 punti. Opzione 1, filosofo. Invio, opzione 2, epistemologo. Invio, opzione 3, metafisico. Invio, letterato. Metto una descrizione, intanto rendo obbligatorio, metto una descrizione. Per ottenere il punteggio, dovrai puntare tutte le risposte. Esatte. Perché non basta che ne rispondano una, ma devono rispondere a tutte. Vado in chiave di risposta, filosofo e epistemologo. Sono le risposte giuste, dovranno rispondere a tutte e due per avere l'attribuzione dei 5 punti. Se non rispondono a tutte e due o a una soltanto, non hanno il punteggio. Aggiungi feedback sulla risposta, risposte errate, riprova. Risposte corrette, esatto.
Salvo, fine, quindi anche inserito questa domanda, come vedete, con le caselle di controllo. Volevo dirvi che sono autocorrettivi. Gli esercizi che noi proponiamo con le risposte multiple, le caselle a discesa, ma non, questo non lo facciamo perché non è molto inclusiva, crea confusione a chi ha difficoltà, quelle poi che implicano più risposta è la risposta breve. Quindi ho compilato tutto il mio quiz e ora posso anche il totale dei punti sarà 20, quindi posso inviare, vabbè, per mail, eccetera, ma mi viene tutte le modifiche sono state salvate in Drive e io posso tornare nei lavori del corso, quindi posso fare una ricarica. E vedete se vado in modifica. Che mi ha inserito il Popper Quiz. Quindi lascio spuntato impostazione dei voti e vado in assegna dopo aver messo a punto queste opzioni che ci sono nella parte destra. La classe quinta potrei spuntare anche altre classi, ad esempio Sassari, per l'attribuzione di questo quindi compito con quiz, tutti gli studenti, ok, due corsi, comunque la scadenza, posso mettere una scadenza, una data e ora di scadenza o nessuna data di scadenza. L'argomento, inserisco l'argomento, non ne inserisco uno nuovo perché ce l'ho già, filosofia, e ora posso assegnare il compito con assegna. Però è interessante mettere, quando si fa per la classe, una data di scadenza. Assegna. Quindi gli studenti potranno visualizzare immediatamente il compito nel loro stream. Assegna. Quell'assegnazione è in corso. Il quiz è stato assegnato. Posso visualizzare, vedete, nessuna data di scadenza, rispondi alle domande, visualizza compito. Vedete nome e cognome, posso mettere qui Laura Antichi, elabora il criterio di demarcazione, che la teoria logica possa essere confutata dall'esperienza, qui devo scrivere il nome tutto in maiuscolo, come riportato, Popper è filosofo e epistemologo. Ok, ho risposto a tutte le domande e quindi invio il modulo. Visualizza punteggio, 20 su 20, totale punti, come vedete, quindi gli studenti eseguiranno il loro quiz,
nello stream, quindi nello stream hanno la possibilità di visualizzare il Popper Quiz collegandosi a questo link. Vi faccio vedere quindi di nuovo, mi dà il compito, la data di pubblicazione e questo è molto interessante, molto veloce anche da fare e da realizzare e da assegnare agli studenti. Questo è tutto per quanto riguarda la compilazione del compito.